Buonasera cari amici di Dopo Cena, benvenuti a un'altra puntata che come ogni martedì dopo il telegiornale in prima serata vi regala momenti divertenti e anche di approfondimento. E questa puntata sarà una puntata che ci regalerà anche qualche sorriso, perché appena capirete l'argomento di cui tratteremo, insomma, capirete che qualche bella risata o qualche sorriso ve lo siete fatti in passato con i vostri bambini, con i vostri figli e ve la farete anche con le immagini che vi proporremo. Siamo in ambito fotografico, parliamo di fotografia, fotografia particolare, fotografia fatta ai bimbi, ai nostri figli, ai nostri ragazzi. Lo facciamo con gli amici che sono in studio, che io saluto subito. Benvenuti gli amici di Fotocapri Life Dream Studio. Non volevo interrompermi perché bisogna dire le cose come si deve. Fotocapri Life Dream Studio, che insomma capiremo anche perché di questa dicitura annessa alla più conosciuta, più classica Fotocapri. Allora, Francesca Cecchini e Fabrizio, benvenuti, sono sui nostri divani per parlarci di questa bellissima cosa che voi fate, ovvero sia le fotografie ai bambini. Francesca, insomma. Sì, allora, la parte riservata ai bambini la sviluppiamo con dei servizi fotografici mirati a loro e concordiamo insieme ai genitori il set personalizzato più adatto a loro, in base anche alle loro aspettative che hanno, ai loro gusti, ai loro giochi preferiti. E quindi creiamo questo set fotografico personalizzato dove il bambino si deve chiaramente ambientare subito, trovare il suo posto, la sua dimensione. E, ogni set fotografico è diverso l'uno dall'altro. E quindi si concorda con i genitori il set personalizzato che si addice di più alle esigenze dei bambini. E in ogni set vengono usati accessori e abiti che possono portare sia i genitori ma anche forniti dallo studio, e un po' se ne vedono qua, ne abbiamo qua. Sì, ho visto che avete portato dei cappellini che io non indosserò, ve lo dico subito, però l'ape Maya è carina. Quelle l'ape, insomma, sì, poi c'è la farfalla. La farfalla, quindi c'è... Insomma, e questo qui più è settore neonati. Diciamo, sì, 0-8 mesi. Ecco. Perché avete voluto creare questo momento? Insomma, c'è alla base un motivo. C'è un motivo anche, importante, insomma, abbastanza importante, perché quindi con l'avvento della tecnologia, del digitale, tutti noi genitori ci ritroviamo con centinaia di foto nei cellulari, nell'iPad, archiviati in hard disk, ma niente di cartaceo nelle mani. E quindi, mentre al momento può essere una cosa bella sfogliare l'iPad, pensando a un futuro dei figli che cresceranno, si pensa al fatto che questi qua non si troveranno niente nelle mani della loro storia, perché comunque le foto scandiscono determinati periodi della vita e che poi in età adulta è solito andare a ricercare. Così i figli di oggi, quando avranno 20 anni, a ricercare poi file nei cellulari dei genitori o archiviati, sicuramente sarà dura. Non è facile. No, non è facile. Invece così si ritrovano un album, comunque cartaceo, dove possono ritrovare ricordi della loro infanzia. Sì, perché con l'avvento della tecnologia, soprattutto del digitale, come diceva Francesca, i cellulari sono diventati succedanei della macchinetta fotografica tascabile. E le macchine fotografiche digitali permettono, insomma, scatti a non finire. E chi come me è partito con la macchina fotografica con rullino da 36 foto, insomma, 36 foto andavano gestite, insomma, sì. Perché sennò anche i costi, insomma. Però questo che cosa ha portato? Ha portato a una massificazione anche delle foto, cioè abbiamo hard disk oppure schedine SD con migliaia di foto, il più delle quali no, la maggior parte così andrebbe ampiamente cestinata, però il ricordo vero e proprio poi si perde un po', perché tra migliaia di foto, migliaia di scatti così fatti, insomma, abbastanza in maniera meccanizzata, robotizzata, quello che poi coglie l'attimo, coglie il momento, non c'è. Invece è bello proprio manualmente tenere in mano l'album fotografico, sfogliarlo. Parlarne, insomma, condividerlo con parenti, con amici, farlo vedere, insomma, il fine è quello. Il fine è quello. Voi avete anche un album carino che si presta molto, sì, adesso io è un'idea ti invito nuova, a farlo un'idea vedere. Un'idea nuova di album soffietto,
in pratica sia bambini che anche qualsiasi anche ragazzi, così viene, apriamo bene, così, viene riempito di foto, fronte e retro. Ecco. Quindi vedi? Tutta la sequenza che ci può stare dentro, sia fronte che retro, per proprio... Sì, per questo creare, è vuoto, questo però è vuoto perché chiaramente... È carino perché c'è proprio la sequenza... Sì, c'è tutta la sequenza dei servizi, a volte sono due situazioni, due set, quindi vengono divisi in due set e comunque il genitore o chiunque se lo tiene in borsa lo fa vedere chi vuole. A chi vuole. Ed è un capitolo di vita del figlio che andando a aumentarli si ritrova poi la sua storia negli anni. Ecco, perché spesso succede che magari a distanza di anni insomma si voglia per curiosità o per anche sì, così proprio piacere andare a rivedere che cosa era successo quando si era un po' più piccoli eccetera. E sì, sappiamo che le dimensioni di una schedina SD sono... Sì. Ma poi col pericolo che vengono cancellate, perse, formattate, quindi il cartaceo rimane cartaceo, magari può perdere un po' di colori così, però comunque cartaceo sì, rimane. Fabrizio, avete impiantato insomma un set vero e proprio, sì, quindi siamo andati da Life Dream Studio è... Sì, diciamo che abbiamo creato proprio una location importante perché sono quasi 200 metri quadri in via Roma, vicino dove avevamo lo studio precedentemente, creata proprio ad hoc per i bambini in buona parte, perché tutta la situazione è creata per mettere a loro agio. I bambini sono belli, quando li metti a loro agio iniziano a giocare, abbiamo 3.000 giochini per fargli prendere agio, per fargli mettere a proprio agio anche con i genitori. Chiudiamo innanzitutto lo studio per un'oretta e mezzo, quello che c'è bisogno per fare il servizio. Deve essere un'esperienza. Quando loro si mettono a loro agio, da belli diventano... Bellissimi. Sì, perché veramente è un piacere veramente lavorare in queste situazioni, perché capisci veramente, esce fuori veramente la loro espressività, il loro modo di essere. Ed è facile tra l'altro anche più il lavoro per noi, insomma, ecco, perché alla fine... Oltre a tutto quello che diceva giustamente Francesca sul fatto che rimangono ricordi, devono rimanere anche i ricordi migliori, per cui certo, dopo c'è tutto il lato tecnico che viene gestito in una certa maniera. E abbiamo set anche scenografici, da quelli più semplici, ma anche più impegnativi. Dopo so che tu hai un pochettino, sei andato a curiosare il nostro archivio, sì, di chi ci ha dato ovviamente sì, il permesso. Io si svelano le fonti come sempre, però siamo andati a grattare nel vostro archivio. Io ho scelto qualcosa, adesso la vediamo insieme, così sì, mi commenterai le situazioni, perché insomma ci sono degli scatti che sono veramente molto belli. Allora, se li vediamo insieme, così io nel frattempo... Questo è uno, sono due bimbe. Questo, bellissime, ad esempio, è un set molto semplice, in cui c'è Alessandro e Sofia, tra l'altro anche molto recente. Sono dei bambini di per sé bellissimi, sono fratellini, tra l'altro, che si sono prestati a tantissime situazioni. Noi, visto che ho preso questa qua, che è un'immagine molto pulita, molto essenziale, loro sono bellini, va esaltata anche così la bellezza, sì, loro, con la semplicità, neutro, con la naturalità. Fuori. Ecco, questo lui è sempre lui. Alessandro, che qua si vede un pochettino lo sfondo hip hop, che lui si prestava molto a queste situazioni, per cui vediamo in questo caso qua, gesto, cerchiamo anche di cogliere un pochettino l'espressività, anche senza scaderne magari nel banale anche delle situazioni, per cui creare anche degli scatti che poi a seconda del carattere... fuoco. Esatto, a seconda anche del carattere del ragazzino, insomma, si prestano. Lei è Sofia, che è la sorellina, anche lei è stata... Spettacolare. Parte che è bellissima. Anche in questo caso qua abbiamo fatto vari set, ha fatto vari cambi di abito, varie situazioni, anche cambio di fondali. Quanto e si sono divertiti, il bello è che si divertono, capito? Per loro rimane veramente un'esperienza, tornano, sono loro a volte che dicono ai genitori di voler tornare. Questo è uno dei set mare, il set mare comporta per il sottoscritto anche una certa fatica, perché sì, sono perché? Quintali di sabbia, ecco, sterilizzati, 90 kg alla volta, ovviamente fatta, però sabbia ovviamente... Sì, fatta apposta per i bambini, quindi assolutamente pura. Si crea tutto il fondalino, si crea la scenografia adeguata, i bambini stanno lì, a volte capita che è la prima volta che mettono i piedi sulla sabbia. Sì, quindi... Sì, c'è tutta una... sono veramente... Si creano le situazioni, ma ti dico, il bello è veramente al netto del lavoro che si va a produrre, quindi delle foto che vengono, ovviamente dei servizi che vengono fatti, è che vedi proprio i bambini stanno bene. Perché dopo un po' che sono a loro agio, con i genitori magari che assistono al set o che partecipano anche. Partecipano. Fate anche jam session, insomma, sì, ci mettete tutti insieme. Alla fine chi ha piacere ovviamente interviene, partecipa volentierissimo.
Per cui, però, in un ambiente così, vedi, loro iniziano a divertirsi, è facile tutto. Io ho fatto una grande fatica a scegliere le foto, perché le avrei portate tutte, sì. Ma invece le ho dovute scegliere qualcuna. Ce n'è un paio che, insomma, ho riso per una mezza giornata, e dopo capiremo perché. Anche qui, insomma, vedo che avete anche diverse prospettive di inquadratura, quindi... Sì. Certo, nell'insieme del lavoro si vanno a creare situazioni le più svariate possibili, anche in funzione del bambino che si ha, del tipo di scenografia, anche per dare una sorta di varietà anche nella proposta che viene fatta. Il problema alla fine per i genitori è scegliere. E scegliere. Non certo se c'è l'immagine bella o no, sì, il problema dopo che hanno è quello di scegliere. Per i genitori sono foto, esatto, bellissime, sì, tutte, sì, a prescindere, insomma. Sì, esatto, esatto. Dopo tecnicamente voi chiaramente... Sì, ci mettiamo sicuramente nel nostro. Ecco, io qui, allora. Io ho riso per una mezza giornata. Ma faccio, se posso continuo io, perché mi fa... anche questo è un ricordo indelebile come tutti gli altri che sono passati. Questa era Nicole, che e soprattutto era il cake smash. Ne abbiamo fatte diverse di queste situazioni e sono piacevolissime, perché circa è adatto, vero Franci, per il primo anno, il secondo anno, più o meno il compleanno del bambino o della bambina, viene creata una situazione proprio ad hoc, si chiama cake smash, perché in pratica è il disastro completo della torta, lo studio diventa, perché come i bambini capiscono che quelli che hanno davanti si può toccare, possono farci quello che gli pare, possono mangiarsela, buttarla, tirarla, è un putiferio. Veramente, sì, un putiferio. Si sprigiona un po' come i bambini e le pozzanghere, no? Sì, guarda, esatto. È però sono pozzanghere di panna, cioè la torta ovviamente è fatta con tutti i crismi per essere ovviamente mangiata dai bambini. Cioè, commestibile, per cui colori analergici, assolutamente, tutto è creato in funzione del bambino. Questo sì. Io ho riso questa e quell'altra ho riso. Il piede. Sì, ma poi i piedi. Da notare i piedi sono da notare. Si buttano in piedi, c'è chi si mette a sedere sopra, che c'è chi la tira. Mi stava gridando, immagino, euforia totale. Perché guarda, veramente, di queste foto qua, in queste immagini qua, ce n'è un'infinità. Vedi proprio l'espressività, quanto si divertono loro, e sarebbe bello vedere anche qualche immagine di backstage, per vedere i genitori dietro che lacrimano. Ma gliele fate? Sì, noi abbiamo anche quella. Vedi i genitori che lacrimano, un po' tra il divertito e un po' tra il commosso. Esatto, Insomma, vi rendete conto da queste immagini, veramente, io rido ancora riguardandole, perché sono veramente, insomma, emblematiche di quanto i bambini messi a loro agio, creati nell'ambiente giusto, messi a loro agio, possono tirar fuori, insomma, il lavoro per voi dopo semplice, veramente facile, basta fare il click, insomma, basta, il resto lo fanno, basta sapere da farsi. Divertente, poi anche divertente, sì, è molto divertente, sì, sì, ti danno molti bambini. Posso venire anch'io a fare, guarda, veramente ti mettiamo la coroncina, però occhio. Senza coroncina però, ci mettiamo d'accordo, sì, sì, oppure la sdraietta da mare, va bene. Allora facciamo così, che ti mettiamo dopo in TV, su Fano TV lo facciamo vedere, sì, lo passiamo così definitivamente, buttate le ortiche. Sì, comunque il divertimento c'è, perché ve lo voglio assicurare. E quindi anche questi scatti poi sono Scenografici, vedete, esempio. Scenografici. Certo, abbiamo uno scenografo che ci cura tutto, che è Claudio Albanesi, che qualsiasi cosa noi gli chiediamo, lui nel giro di poco tempo realizza. Questa era l'idea di fare una cosa estiva con la frutta, e quindi gli abbiamo commissionato questa anguria gigante dove i bimbi stanno dentro, con frutta poi vera, frutta stagionale, per creare... Quindi se un genitore, una famiglia, qualcuno, insomma, ha un'idea anche progettuale nella testa, voi gliela potreste realizzare. Sì, hanno qualcosa in mente, qualsiasi cosa posso chiedere. Sì. Quindi quello che non c'è nel set precostituito... Sì. Ma se lo chiedono i soldi, quelli lì è fatica a produrli, perché quello ancora non è riuscito, però ci sta lavorando. Il resto... No, perché voglio dire, magari uno ha un'idea, qualsiasi idea che uno ha in mente, piacerebbe fare questa cosa. Si può realizzare, certamente, si progetta insieme, si fa quindi si realizza. Scatti personalizzati. Personalizzati, sì. Siamo passati dagli scatti del fotografo di quando eravamo bambini, noi, io perlomeno, tutti belli imbalsamati, io ce n'ho una che sembro... Schedati. Così, sembravo Tutankhamon. A queste che sono... l'apoteosi della dinamicità. Si ricerca l'espressività massima. Cioè, guardi, questa foto qua, ad esempio, La Maddalena. La Maddi
si stava guardando, perché c'era uno specchio in cui si guardava lei come stava, capito? Cioè, non, tu lo vedi che c'è proprio la naturalezza della bambina che sta guardando se la gonna gli cadeva bene dietro, sì, se c'era le alette da angioletto. Infatti non che sta guardando in camera. No, sta guardando, c'era uno specchio lì davanti in cui si guardava, si specchiava, guardava se le alette le cascavano bene, se era a posto. Tutta preziosa. È meglio di così. Due anni e mezzo. Fantastico, fantastico. È un fenomeno, un vero fenomeno. Anche questo, sì, questo è il senti pop che dicevi. Questo, sì, è un altro ragazzino, non è lo stesso, anche se un pochettino si assomiglia. E lui è Emanuele, tra l'altro, è simpaticissimo, lui è appassionato. Poi lui aveva fatto anche un altro set, dopo vediamo lo stesso, credo. Eccolo, infatti l'ho visto con i cuccioli. Fra le altre cose che possiamo fare, questo ad esempio, nel caso chi ha proprio cuccioli, il proprio animaletto, che vuole fotografarsi insieme, lo si fa volentieri. Nel caso c'è la disponibilità anche di avere a disposizione, come in questo caso, allevatori che ci portano vari tipi di cuccioli. Lui è appassionatissimo anche di cani, di cuccioli di cane, per cui aveva piacere a fare un set quindi, con tutti loro. Lui e quindi insomma, e quindi anche con gli animali c'è la possibilità. Certo, gli spazi sono molto grandi, sono tutto gestito. Abbiamo dal fasciatoio per quelle bambine più piccoline o bambini, il camerino, due bagni anche per i bambini, è un ambiente creato proprio ad hoc. Quindi è studiato proprio. Poi vedi la Nutella. Ecco, questa la potrei fare, perché io sono notoriamente un appassionato di Nutella. Sì, che poi c'è Nutella vera dopo anche. C'è Nutella vera. Le baguette, si comprano le baguette, perché hanno in mano i bambini. Questa è vera, insomma. Le riempiamo di Nutella. La vera, infatti vedi lui è sporco in faccia di Nutella e quindi se vuoi fare questo set qua... Allora io faccio due set, faccio set Nutella e set torta, va bene? Okay. Mi prenoto... No, bello comunque anche questa. Poi c'è, vedi, un po' con i genitori insieme, sì, no? Sono insieme. Anche appassionati poi di sport, che possono dare sfoggio a tutte le loro passioni, per cui il calcio va sempre sicuramente per la maggiore. Per la maggiore. Beh, per i maschi. Però qua si vede un po' anche la percentuale tra juventini, interisti, milanisti, tifosi del Fano, cioè ci si sbizzarrisce. Sì, io le ho scelte a caso. Poi vedi gli stessi bambini, no? Che prima è il ragazzino di prima che adesso... Da sportivo si è dato un noto, vedi, un pochettino più un po', serio. Una connotazione, con sole 24 ore, vedi, valigetta. Anche qui, insomma, si giocano un po' anche loro no? A farla parte. Di cosine anche scenografiche, o anche per farli divertire, per giocare. Lui è il tifoso del Fano. Fantastico. Sì, anche questo. Sì, sì. E per cui... grande anche lui. Non si capisce qual è la sua squadra. Io li ho scelta a caso, va bene, ho fatto un po' la percentuale, vabbè, comunque ha messo quello del Fano, allora ecco, quindi va, andiamo bene. Francesca, la storia di Photocup però è una storia insomma che parte da lontano, che parte da lontano, come si dice, parte da lontano. Tanto lavoro, tanta presenza sul territorio. Sì. E allora sono praticamente negli anni 67-68, mio suocero Caprese, originario di Capri, e fotografo di Peppino di Capri, quindi tutto un mestiere nelle mani. E ha sposato una fanese e quindi si è trasferito qua a Fano, sono venuti qua a Fano e hanno aperto un negozio in via Garibaldi, ormai Photocapri, proprio per rimanere per dare subito. Sì. E poi vabbè, mio suocero è venuto a mancare, ha lasciato tutto ai figli, mio marito e la sua madre. E da lì quel fulcro insomma del nostro negozio. E lì il settore che è il negozio in centro è adibito proprio a vendita commerciale, a stampa, sviluppo e stampa in mezz'ora, tutto quello che riguarda diciamo la fotografia laboratorio. Classico. Se vengo da te, ho la schedina, esatto. E lì siamo sempre, anche in quel caso lì, abbiamo sempre cercato di essere sempre all'avanguardia, al top, anche nel livello di attrezzature e quant'altro, per cui riferimento importante. E poi abbiamo aperto un altro punto vendita in via Roma 10 anni fa, per dar modo a chi aveva problemi di isola pedonale di raggiungerci lì. E poi, vista l'esigenza proprio di questa cosa che parlavamo prima, di foto specifiche così, abbiamo aperto questo studio in aprile, 200 metri quadri, bel ambiente, dove facciamo tutto quello che ti stiamo raccontando. È proprio adiacente, tra l'altro, a quello precedente, per e cui chi vuole... Siamo lì vicini, insomma, no, sì. Ci trova, insomma. Ci trova facilmente. Con gli amici di Photocapri Life Dream Studio avremo anche altri appuntamenti, nel senso che insomma non si esaurisce qui il loro campo d'azione, hanno altri campi d'azione, quindi faremo altre puntate nelle quali affronteremo anche
altre cose, però insomma questo set vi dà la possibilità, oltre che lavorare in esterna come immaginiamo, di però avere a disposizione uno spazio altamente professionale, perché poi voi avete diverse fasi, cioè avete l'allestimento, la post-produzione. Molto lavoro, la lavorazione, allora la fase di allestimento sicuramente del set, che riguarda principalmente Francesca, bisogna darne merito, nel senso che lei è la vena artistica. Abbiamo in questo senso. È i sua. Compiti divisi comunque, dai. Io mi occupo prettamente di fotografia, per cui seguo quella parte lì, e ovviamente la post-produzione. Cosa comporta? Post-produzione è il coronamento di una foto già buona di suo, cioè nel senso sono due cose che sono due facce di una stessa moneta, per cui però è un lavoro che non si esaurisce di per sé lì nel set, è un lavoro curato in tutti i sensi, in tutti gli aspetti, per cercare di dare un prodotto che sia più meritevole possibile. Qua c'è il fiore che passa. C'è la farfalla, qua c'è la farfalla del fiore. Anche qui vediamo. E qui abbiamo 4 mesi e mezzo di età, guarda come già sanno posare, questa ricorda un po' quelle un po' più classiche, ci facevano fare a noi, stesi sul letto, sul tappeto. Ma perché li prendi momenti che magari hanno piacere di giochicchiare un pochettino per terra sul tappeto, poi li fai rialzare, poi vedi i genitori che se le spassano, questa è una foto fatta non in posa, presi lì, loro giocavano. Che si è ripresa da bambina, che se la giocavano. Volante. Hai colto l'attimo. Sì, perché voglio dire, lei è... un altro personaggio, Arianna, sì. C'è uno sguardino sì. C'ha le ali, vedi, birbo, è in volo. Lei perché sono anche ragazzini che poi te li ritrovi, a volte capita, ne parleremo probabilmente in un'altra puntata, spesso capita che ti prendi le situazioni dalla pancia, li vedi crescere veramente, facciamo anche scatti per quanto riguarda il prima man in una certa maniera, e vedi poi... Si racconta la storia, sì, no? Ti affezioni te, immagino i genitori. Guarda, perché parli dalla pancia, poi parti dalla pancia, li vedi crescere. Vedi crescere i bambini, capito? Questa è una delle bimbe che abbiamo visto crescere, puntualmente viene a fare i set, perché comunque poi è fotogenica, gli piace tutto, però li segui anche proprio. E quindi l'album che voi create è un album che permette anche a posteriori di seguire, insomma, quella lo arricchisci man mano all'infanzia. La cosa importante che teniamo a dire è che oltre l'album, consegniamo anche i file in qualità originale, per cui una memoria, un'archiviazione anche, uno ci può fare quello che vuole. Se ha piacere viene anche condiviso sui social, se si ha piacere, altrimenti no, non c'è questa discrezione delle persone. Francesca, quindi insomma... La sirenetta. Hai pescato anche la sirenetta. Questa è bellissima. Che saluta. Ma questa poi è 3 mesi di vita. Cioè ma colpito il fatto che ci aveva proprio... Lei è bianca, di nome, ed è bellissima. Sullo scoglio. È la sirenetta sullo scoglio che... è veramente... Si rilassa sullo scoglio. Sì, molto. Devo dire che qui si stava proprio... fase di rilassamento. Francesca, allora quando vengono da te, vengono con le idee chiare o tu gli suggerisci? Ma si fanno molto consigliare, comunque non c'è questa abitudine a noi di fare queste cose, personalizzati, quindi si fanno molto consigliare, si mettono nelle nostre mani. Tu sai cogliere quella che è un po' anche, devi essere anche un po' psicologa, no? Bravo, sì. Capire un po', lo so, no? vabbè, ma insomma... Sì, vanno colti... No? La fotografia coglie un po' l'anima, quindi per cogliere l'anima devi poi chiaramente essere, se qualcuno ha le idee proprie, hanno dei gusti propri, tipo voglio il bambino che tiene per l'Inter, ce lo dice, si realizza quello che vogliono in base ai loro gusti personali. Questa è un'altra persona. Questa è una, proprio una modella Il sottotitolo del set era una bambolina tra le bambole. Lei per esempio, quando la mamma è venuta, mi ha detto che era appassionata di bambole e di collane. Lei ama le collane e le bambole, quindi Francesca, realizziamo qualcosa con bambole e collane. Sì, sì, alla fine. Alla fine ha detto. E poi si sono fatte anche le foto insieme, perché giustamente è un ricordo bello anche per loro. I genitori forse tornano un po' bambini anche loro anche in queste situazioni, no? Poi magari si immedesimano. Oh, questa qua, per esempio, era una bimba che è appena arrivata, Olivia. Non se ne parlava di fare le foto, appiccicata alla sua mamma, perché comunque fase di mammite acuta. Nel giro di 10 minuti, un quarto d'ora, ha ribaltato lo sgabello e poi è partita, vedi, a fare le cose. Il trucco con loro funziona molto, le bolle, le famose bolle di sapone, che è un trucco che funziona proprio, perché appena inizia a fare le bolle, a posto, non si dimenticano i genitori, infatti, ma sta giocando con le bolle. Perché poi bisogna a posare, a fare tutto quello che essere anche capaci di interpretare un po' l'animo del bambino. In questo voi siete magistrali, perché insomma
sbloccare anche una situazione, sì, poi non, sì, non è facile. No, anche perché i bambini comunque hanno i loro tempi, non è che puoi pretendere, certo, che arrivano, posano, stanno lì. Cioè, devi avere la pazienza di metterli al loro agio, trovare il giochino giusto che li può. Poi per quelli più grandicelli, ogni tanto Francesca gli prepara la merendina, si crea l'ambiente, insomma, favorevole a loro. È un vero set fotografico come, sì, quelli veri, professionali. Lui l'avete ricreato. L'hai creato lì, per, sì, i piccoli. In piccolo. Ti dirò che nessuno mai è successo che si metta a piangere. No, nessun bambino, no, mai è successo. Poi sono piccoli, perché comunque l'età. Sì, qua, abbiamo visto. Ci sono che hanno 3 mesi, 4 mesi, anche più grandini, però nessuno che ha fatto capricci, niente, anzi. Piangono che non vogliono che più non andare voglio, via, perché sì. Si piangono si disperati che è ora di andare via, non possono più giocare, quindi. E per Natale ci sono tantissime novità in vista, ecco. E ci sono diremo, tante tante iniziative in vista per Natale, anzi, se posso permettermi, come no, entro un attimino in una parte leggermente più commerciale, il consiglio di prendere appuntamento quanto prima per chi fosse interessato, ecco, perché dicembre già è un periodo che siamo già siete in overbooking, quasi, insomma, quasi. Perché poi insomma sono quelli delle ricorrenze tipo il Natale, il compleanno, delle ricorrenze che hanno una scadenza fissa, quindi insomma. Quindi insomma, sì, poi si impazziscono per fare i calendari, perché il regalo più gettonato per i nonni, il calendario, ai nonni è il calendario dei loro nipoti, e quindi c'è un boom di richiesta. Calendaria tutta, sì, tutta randa. E quindi insomma, giustamente contattate gli amici di Fotocapri che insomma hanno una calendarizzazione anche sotto mano. Allora, noi siamo presenti innanzitutto su tutti i social, per cui basta cercare Fotocapri da Facebook, YouTube, Google Plus, tutto quello che ci tutto può essere, ci siamo. Che volete. E i numeri di telefono sono facilmente reperibili, le mail anche, per cui poi insomma siete, comunque siamo in chi via ci viene, Roma, chi ci viene a trovare fa solo che un siamo piacere. Sempre lì. Dire. Siamo sempre lì. Siete sempre lì, insomma. Perché comunque il negozio, il punto vendita di Via Garibaldi rimane comunque storicamente il punto di riferimento. Quello l'aveva fondato nonno. Sì. E quindi quello rimane così, non si tocca. Quello rimane, insomma, è il punto di riferimento. Va bene, quindi insomma noi vi aspettiamo per altre mirabolanti avventure, dove parleremo anche di altri, di altri aspetti dello studio, che non facciamo solo bambini, chiaramente. Ecco, insomma, questo. Però abbiamo voluto fare un focus sull'aspetto bambini, perché come avete visto, come vi ho preannunciato in apertura di puntata, insomma, qualche sorriso, qualche risata ce l'hanno fatta fare con le loro mimiche. Mi ha promesso che metteva il berrettino d'ape, non sì, è vero? No, facciamo così, siccome ho una certa reputazione da mantenere, lo tengo così, posso tenerlo così. Così va bene, quello è pungiglione. Va bene, questo è pungiglione, attenzione. È il pungiglione, attenzione. Però vedete, cioè, tutte cose fatte ad hoc, già il cappellino, la cuffietta ispira simpatia, ispira divertimento. Quindi insomma, grazie agli amici di Fotocapri, Life Dream Studio, per questa insomma bella avventura che hanno iniziato, e vi auguro insomma che possiate sempre mettere a disposizione di Fanesi, di non, insomma, di tutti quelli che vogliono farsi delle foto belle, insomma, soprattutto ambientate, che riguardano insomma la sfera emotiva. Se vogliono emozionarsi, sanno come fare. La sfera emotiva, sanno da chi andare. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Con la cuffietta dell'Ape Maya vi saluto, vi ricordo che noi abbiamo anche una mail, la trasmissione ha la sua mail, dopocena@fanotv.it, con la quale potete entrare in contatto con me o con la redazione, vi posso rispondere direttamente, e le puntate le potete vedere anche sul nostro sito istituzionale, e abbiamo anche una pagina Facebook, naturalmente Dopocena. Grazie per essere stati in nostra compagnia, io vi rimando con la cuffietta dell'Ape Maya alle prossime puntate. Ciao!